Grazie Presidente. Mi sono sentita chiamata in causa perché tra l'altro è stata una commissione congiunta Patrimonio Lavori Pubblici che ha appunto verificato questa delibera sull'autorecupero. E allora, prima di tutto sgombriamo da ogni dubbio che il Dipartimento SIMU e non Patrimonio, anzi no, la voglio dire tutta, voglio dire che non è esatto quanto detto dalla consigliera Grancio, i pareri non erano tutti positivi, assolutamente no, i pareri dicevano che essendo una delibera di indirizzo non c'era bisogno di dare dei pareri, non si sentivano i dipartimenti ex articolo 49, non dovevano dare dei pareri. Il Dipartimento SIMU, non Patrimonio, ossia il Dipartimento Lavori Pubblici, così ci facciamo capire anche dal pubblico, aveva in un primo parere sollevato dei dubbi. Infatti chiedeva al segretariato, ma è vero che una delibera di indirizzo? Vede, Presidente, magari se la consigliera Grancio si ripassava i pareri prima di presentare questa delibera era meglio. Pensi io invece come me li ricordo, come ce li ricordiamo bene. Il Dipartimento SIMU lo chiede al segretariato, dice, ma io prima di dare un parere è sicuro che, che questa delibera è solo di linea di indirizzo? Linee guida, linee di indirizzo. Qualche mese dopo, approfondendo evidentemente la materia, è lo stesso Dipartimento SIMU che invece dà un parere negativo, perché dice che leggendo bene la delibera si capisce che non è una delibera di indirizzo, ma entra invece nel merito senza peraltro specificare come si dovevano determinare i dipartimenti richiamati. Addirittura c'è l'ultimo punto di questa delibera, addirittura prevede di adeguare il piano investimenti 2019-2021 riservando all'attuazione degli interventi di autorecupero di cui al presente delibera importo di 5 milioni, quindi anche qui da subito si era vista che non era una delibera di mero indirizzo, perché addirittura va ad indicare una fonte economica, tra l'altro sbagliata, e questa è stata vista, è stato verificato nella stessa commissione, quindi al limite noi ci aspettavamo che la consigliera Grancio apportasse le modifiche suggerite, anzi sottoscritte dagli uffici presenti, perché la voce che lei ha qui indicato riguarda l'ERP, come ha detto la Presidente Vivarelli, che nulla a che vedere con l'autorecupero. Tant'è vero, io lo voglio dire ad onor di trasparenza e del vero, che noi ci siamo astenuti nella Commissione Patrimonio Congiunta Lavori Pubblici, proprio perché noi abbiamo un'idea di autorecupero, ma sicuramente questa, la strada che aveva scelto, che aveva tracciato la consigliera Grancio, non aveva un po' di confusioni, confusioni che noi abbiamo puntualmente tutte rilevato durante la commissione. Aggiungo inoltre che anche se un qualcosa che è detta la legge, però chiaramente bisogna creare le competenze, bisogna tracciare le funzioni, bisogna capire chi fa cosa, non si può arrivare a gamba tesa a costruire un qualcosa perché lo dice la legge. Come diceva giustamente la Presidente Vivarelli, bisogna che ci sia tutto un percorso al quale Patrimonio, la Presidente Vivarelli, sta studiando, un percorso proprio per tracciare chi deve fare cosa all'interno di Roma Capitale. Quindi ci asteniamo come abbiamo fatto peraltro, ripeto, in commissioni congiunte. Grazie.